IRS dentro la notizia. E alle 11.07 ancora un ben ritrovati su TRS Radio, lo spazio è quello del mattino all'ora in bocca e il venerdì mattina ritorna l'appuntamento anche con la scuola. Eh sì, perché parliamo anche quest'oggi di scuola orchestra, un modello tra presenza e distanza, questo saggio realizzato da Tiziano Pera ma insieme ad altri professori che ognuno di loro ha detto la propria su questa scuola, su come è la scuola, su quale scuola vorremmo, però ricordiamo anche che questo saggio è stato scritto prima della pandemia, ok? E quindi questa pandemia ha un po' cambiato anche il nostro modo di rivedere la scuola, non sicuramente per i genitori, ma anche per i ragazzi. E allora è un piacere rincontrare questa mattina con noi, abbiamo Pinuccia Cerrato. Ciao Pinuccia, come stai? Buongiorno Simona, buongiorno a tutti e grazie per essere di nuovo così gentili nell'ospitarci. Molto bene, io resisto alla pandemia, speriamo di esserne quasi fuori, anche se le premesse sono che si dovrà tenere molto conto di quello che è stata l'esperienza fatta durante questo lungo anno. Esatto, e proprio di questa esperienza fatta durante questo lungo anno, ne parliamo di esperienza scolastica naturalmente, e parliamo di questa famosa DAD che ne abbiamo sentito parlare, di questa didattica a distanza, è servita, non è servita, ma dovevano essere interpellati i ragazzi oppure no. Allora partiamo un pochettino indietro, no? Effettivamente la differenza tra didattica in presenza e didattica a distanza. Beh, non si può dare una definizione unica e tranchant della didattica a distanza. In realtà io metterei l'accento inizialmente sul fatto che non si può dire che la didattica a distanza sia stata una didattica in assenza, perché il contrario di presenza sarebbe proprio assenza. E invece non è così, non è stato così, anzi la didattica a distanza è stata proprio pensata per avvicinarsi comunque agli allievi, ai bambini, agli studenti, perché per averli sempre presenti comunque. Certo sono cambiate le modalità con cui si è interagito con gli studenti e le studentesse della scuola, purtroppo è comunque torto collo, perché non abbiamo potuto fare diversamente. Devo dire che è stata un'esperienza importante per tutti, pesante probabilmente, che ha però dei risvolti positivi. Sarebbe stato diverso se ci avessero imposto una didattica integrata a distanza, che per forza di cose passa attraverso il digitale, la cosiddetta DID, didattica integrata digitale. Ma quello sarebbe stato un altro progetto, non sarebbe partito in emergenza, sarebbe stata un'altra cosa, perché avrebbe previsto proprio un progetto educativo diverso come modello. E quindi la nostra didattica a distanza è stata solo una didattica che ci ha messo di mezzo un computer, una macchina che ci ha permesso di stare comunque insieme agli altri. Ecco. Io non la vedo così negativa. Pinuccia, però tu hai parlato di didattica digitale e qui è scatenato anche un po' la nostra curiosità, cioè qual è la differenza? Tu dici ok, davanti a un monitor digitale, a me viene in mente insomma tutte le piattaforme che utilizziamo e social che possono essere digitali, quindi la didattica a distanza non è stata in qualche modo anche digitale? È stata anche digitale perché è il mezzo attraverso la quale l'abbiamo in qualche modo esperita. Di per sé abbiamo usato anche probabilmente qualche cosa dei social, perché ci sono un sacco di software e un sacco di video postati sul web. Pensiamo a YouTube, quanto nella scienza si fa e poi si posta per fare del public engagement, cioè per coinvolgere il generale pubblico che vogliamo avvicinare alle scienze, perché di questo saprei parlare un pochino meglio. È digitale proprio per questa ragione, non con un progetto che è partito in digitale. La didattica a distanza ci è cascata sulla testa proprio da un giorno all'altro praticamente, e quindi abbiamo dovuto rivoluzionare il modo con cui interagire, con cui proporre anche gli argomenti e coinvolgere e motivare gli studenti ad esserne sempre interessati. Queste sono state delle grosse difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, sicuramente, non solo noi ma anche le famiglie. Sicuramente, poi parliamo anche di questo, ragazzi e famiglie, mi viene da dire che però bisogna programmare tutto, anche in questo caso il modo di operare anche a livello scolastico, anche quando c'è una pandemia. Certo.
diciamo così, le domande che sono sorte. Ok, va bene. La prima pandemia ha lasciato un po' tutti così, no? Sorpresi, e quindi non si è potuto più di tanto, insomma, imparare, mettiamola tra virgolette, questa parola. Ma poi c'è stato, insomma, ci sono state le vacanze, c'era questa diceria che poi è stata vera del ritorno di chiusura. Come mai, secondo te, cioè, nonostante tutte queste, diciamo così, questi segnali di allarme, in realtà questa didattica a distanza non è stata poi forse troppo migliorata? Non lo so, a mio avviso, Dipende molto dall'approccio di ogni docente, naturalmente, per come si può rapportare rispetto alla tecnologia, fondamentalmente, quella che insegniamo poi agli studenti, agli allievi, fin dalla scuola primaria. Devo dire che nella seconda pandemia, diciamo da ottobre in avanti, siamo diventati tutti mediamente molto più bravi ad interagire con tutti i mezzi che ci permettono di comunicare in remoto. Questo bisogna darne atto a tutti i docenti e a tutte le docenti perché hanno fatto un grosso sforzo in questo senso. Lo sforzo è stato anche, diciamo, in qualche modo indicato dal Ministero perché abbiamo parlato qualche settimana fa di comunità educante, di patti educativi di comunità. Lì sono stati anche stanziati un sacco di milioni di euro per migliorare le piattaforme cui le scuole possono fare riferimento. E quindi questo è un grosso passo in avanti. Ma non solo questo, le scuole sono state e saranno migliorate anche dal punto di vista strutturale per accogliere meglio gli studenti quando nel prossimo anno scolastico dovremo capire come partire di nuovo dopo la seconda ondata di pandemia. Quindi ci saranno probabilmente delle grosse novità anche strutturali rispetto all'organizzazione della scuola. Ci saranno anche delle figure di supporto che potranno aiutare docenti e genitori ad interagire meglio tra di loro. Figure come il medico della scuola, lo psicologo, l'educatore, eccetera, saranno ancora più rafforzate rispetto a quanto possano essere presenti attualmente. Certo è che insomma i soldi ne sono stati stanziati, poi però magari bisognava anche pensare, e qui ci fermiamo un attimo, bisognava anche pensare che non tutte le famiglie avessero le possibilità di avere Certo. insomma gli strumenti adatti per poter proseguire la didattica a distanza anche per i propri ragazzi, quindi magari un occhio di riguardo forse andava fatto anche in quella direzione, no? E poi sappiamo che Assolutamente. tante magari Ne parliamo dopo. aziende, esatto, tante aziende insomma si sono messe loro in prima linea per aiutare insomma la propria città, ma di questo ne parliamo tra poco. Rimanete con noi, come sempre questo è TRS Radio e noi parliamo anche oggi di scuola orchestra, un modello tra presenza e distanza, e noi questo appuntamento l'abbiamo intitolato Scuola in Comune. Beh, se vogliamo, questo brano in sottofondo ci fa ben capire come l'umanità è veramente strana alle volte, come bisogna rapportarsi anche a seconda dell'età, e in questo caso di cosa ne parliamo questa mattina, insomma, anche a livello scolastico. Con Pinuccia, insomma, abbiamo parlato un po' di questa differenza, no? Tra didattica a distanza, didattica in presenza, insomma, abbiamo spezzato una lancia anche per la didattica a distanza, che non è tutto perduto. Abbiamo detto che, insomma, soldi ne sono stati stanziati, magari dovevano essere stanziati in modo forse diverso per aiutare di più le famiglie, in quanto magari non tutti avevano la possibilità, no, Pinuccio, di avere a disposizione, insomma, gli apparati per poter far sì che i propri figli potessero seguire anche questa didattica a distanza, e quindi lasciarli un pochettino indietro, no? Almeno per quanto riguarda, diciamo così, il percorso scolastico, anche se poi non è così, perché so che molti insegnanti comunque, insomma, ce l'hanno messa tutta anche a raggiungere queste persone, questi ragazzi che magari venivano un po' più isolati, causa tecnologia, mettiamola così. Però ci viene da chiederci, Pinuccia, ok, va bene, insomma, queste scelte, quando si fanno queste scelte, ma in qualche modo gli attori, i protagonisti, quindi al di là degli insegnanti che abbiamo capito che ogni tanto si trovano tra capo e collo queste cose, devono un po', insomma, arrabattarsi, passami il termine, ma famiglie e ragazzi, insomma, sono stati interpellati? Beh, sicuramente non sono stati interpellati all'inizio come noi per effetto del disastro iniziale. Certo, però da allora è passato più di un anno perché noi siamo stati chiusi dal 23 di febbraio del 2020.
poi siamo stati riaperti, siamo ritornati e tutto quello che sappiamo. Devo ammettere che gli allievi sono stati gli ultimi, forse, ad essere interpellati circa gli effetti della DAD. È piaciuta, non è piaciuta, è servita, non è servita, se la sono vissuta bene, male, eccetera. Molto è stato detto dal punto di vista delle famiglie, abbiamo sentito veramente di tutto, nel bene e nel male. Certo. Anche perché la didattica a distanza, quando è stata imposta proprio per in qualche modo tenere a bada la pandemia, si è scontrata con quello che è tutta la gestione della famiglia, perché questo è stato. E quindi le famiglie sono state molto molto coinvolte da questo punto di vista. Le esigenze degli adulti forse sono state prese in considerazione maggiormente rispetto a quelle degli allievi. E questo ovviamente non va bene, anche perché ci sono esempi, soprattutto all'università, nell'ambito dove lavoro, dove gli studenti non erano così scontenti di stare a distanza, soprattutto nelle lezioni teoriche. Certamente le attività pratiche devono essere fatte in maniera pratica, perlomeno per una buona parte, ed è quello che poi è stato fatto alla ripresa nel nuovo anno scolastico e accademico rispettivamente. Poi però di nuovo siamo piombati tutti a casa. Quindi bisognerebbe anche tenere forse in maggiore conto l'opinione delle persone che hanno subito torto collo di nuovo la didattica a distanza come soggetti attivi, perché anche le famiglie sono stati soggetti attivi, ma di contorno rispetto a quelli che erano gli attori studenti e dall'altra parte gli attori docenti. Certamente il menage delle famiglie ha subito davvero un tracollo da questo punto di vista. È vero, è vero. Tant'è che insomma si è parlato anche molto del fatto che soprattutto tra i giovani, anche nella fascia adolescenziale, questa didattica a distanza li ha un po', diciamo così, lasciati interdetti, nel senso che c'è stato molto più bisogno anche di psicologi, no? Tu parlavi, Pinuccia, anche di nuove figure all'interno della scuola, insomma, sì, il prossimo anno. Quindi noi adesso chiudiamo questo anno scolastico ancora un pochettino con il tira e molla della didattica a distanza, anche se in realtà, insomma, da un po' di mesi a questa parte si cerca di ritornare molto più frequentemente nelle aule, no? Sì. Però chiudiamo un anno e, come si dice, ok, si volta pagina. Questo voltare pagina a settembre cosa vorrà dire? Beh, se le scuole saranno in grado di cogliere appunto tutto il buono che si può cogliere da questa situazione che abbiamo vissuto non volendo, naturalmente, certo, perché la pandemia non l'avrebbe voluta nessuno, no. Probabilmente questo è il momento di riflettere su quello che potrebbe essere un nuovo modello di approccio a quello che è la scuola del futuro. Quindi pensare a una scuola in cui davvero le attività e il modello formativo sia centrato sul fatto che lo studente deve essere messo al centro del processo di crescita, proprio di concettualizzazione, il processo in cui lo studente in qualche modo è proprio il centro della nostra azione didattica come docenti. E quindi questo potrebbe essere il momento in cui davvero della didattica a distanza noi prendiamo tutti i modi e le metodologie e quelle innovative che in qualche modo ci hanno permesso di superare quelle difficoltà oggettive con cui ci siamo scontrati durante la pandemia stretta, in cui non potevamo fare diversamente. E quindi, pur essendo in presenza, magari fare tesoro di questo e utilizzare maggiormente delle didattiche innovative che al digitale si ispirino, ma che non abbiano quello solo come focus. Quindi diciamo un po' che questi possono essere i pro, no, di questa didattica a distanza, quindi prendere questi pro, ma ci sono sicuramente anche dei contro che dobbiamo lasciare da parte. Ad esempio, in questi tre mesi, no, in cui insomma si ha voglia sicuramente di farsi le vacanze, ma bisogna anche un po' rivedere, gli studenti devono rivedere quello che hanno imparato per poi ripartire, no? Come dicevi tu. Che cosa ti senti così di dire ai ragazzi? Cosa dovrebbero fare in questi tre mesi in base alla didattica a distanza? Cosa devono lasciare da parte e cosa tenere? Mettiamola così. Ma intanto già in partenza sono più bravi di noi rispetto a quello che sono
tutte le attività digitali, tutti i social li sanno dominare molto meglio di quanto non sia io, piuttosto che gli adulti con cui si rapportano, come i genitori, i nonni e quant'altro. Quindi quello potrebbe essere un'idea. Però poi io direi loro di guardarsi tanto attorno nell'ambiente, se possono stare fuori il più possibile, naturalmente rispettando tutte le regole che ci hanno imposto, ma anche che ci hanno dato durante questi lunghi mesi di pandemia, perché non tornerà mai il mondo di prima, non tornerà più il mondo a cui eravamo abituati precedentemente. Probabilmente dovremo in qualche modo fare un cambio di paradigma anche rispetto all'approccio nei rapporti tra di noi, proprio nei rapporti personali, di avvicinamento tra di noi. E quindi io direi che proprio su questo dovrebbero focalizzarsi i ragazzi, non tanto sulle discipline piuttosto che sugli ambiti scolastici. Certo che avranno una pagella alla fine di questo anno scolastico. I giudizi verranno espressi e speriamo che siano il più oggettivi possibile, i più vicini a quelli che sono davvero le capacità e le competenze degli studenti. Questo è assolutamente importante, che i docenti facciano un esame di coscienza da questo punto di vista. E che lasciano appunto agli studenti sufficiente tempo per stare fuori, perché siamo stati tanto dentro casa, dentro gli ambienti, proprio perché possano allargare la loro visione di quello che è il mondo, per poi portarsi tante idee nella testa e fare, quando torneranno nelle classi, tanto riferimento alla capacità di astrazione. Quella è importantissima, i docenti ne hanno tanto bisogno, perché bambini e ragazzi con fantasia sono sempre benvenuti nelle classi. Assolutamente sì. Ci fermiamo per un attimo, ma ti lancio così la domanda su cui pensare tra pochissimo. Intanto so che sono state fatte anche tante lezioni all'aperto ultimamente, vuoi per il distanziamento, sì. Quindi nella scuola del futuro potrebbero esserci anche delle lezioni all'aperto ancora una volta, e poi questa maturità che ancora per un altro anno diventa diversa, un po' meno diversa rispetto all'anno scorso, ma secondo te è comunque sempre molto valida anche per rapportarsi in modo diverso con chi avranno davanti come interlocutore? Ti lascio pensare a questo, nel frattempo noi ci fermiamo per un attimo, poi andremo anche a chiudere con un d'accordo. Bellissimo esempio che insomma ci lascia anche pensare, in questo caso anche con l'esempio, come dicevo anche l'altra volta, lascia pensare anche noi adulti, perché poi alla fine anche noi dobbiamo un po' ripensare e ritornare a scuola sui banchi. Noi lo facciamo insieme alla Scuola Orchestra, un modello tra presenza e distanza, perché come sempre questo saggio di Tiziano Pera, a cura di Tiziano Pera, non è solo, e ci tengo a ribadirlo, per gli addetti ai lavori, bensì per tutti, anche e soprattutto per i genitori. Rimanete con noi su TRS Radio. E alle 11.32 noi andiamo quasi a chiudere il nostro appuntamento del venerdì mattina con la scuola in comune, la Scuola Orchestra, un modello tra presenza e distanza, questo saggio che io faccio anche vedere, tra l'altro che oggi non ho ancora fatto vedere, perché poi anche le nostre chiacchierate le ritroverete in video sul canale YouTube di TRS Radio. Dicevamo, oggi siamo nuovamente con Pinuccia. Pinuccia, siamo quasi giunti alla fine e allora io ti ho lasciato con due domande, no? Intanto scegli tu a quale rispondere per prima, ecco. Ma partiamo dalla maturità, che è comunque un traguardo importante per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado. È l'esame di Stato, è il primo vero esame di Stato dopo l'esame di terza media, che insomma è una tappa di un percorso ancora che è aperto, che si aprirà successivamente a quello. Qui invece i ragazzi sono adulti e quest'anno nuovamente i ragazzi e le ragazze si confronteranno con una prova solo orale, come è stato lo scorso anno, ma per ovvie ragioni dettate dalla pandemia. E dovranno presentare un argomento molto declinato all'interno delle materie di d'esame, quindi le classiche, quelle che anche noi ci siamo aspettati durante il nostro percorso scolastico. Tra le capacità e le conoscenze, le competenze che dovranno mettere in evidenza gli studenti, c'è anche l'educazione civica. Questa è una novità. L'educazione civica è diventata una materia di insegnamento
per tutti i livelli scolastici ed è una materia che può essere declinata davvero in maniera interdisciplinare e multidisciplinare. Ci sono tante componenti di questa importante disciplina che stanno un po' lì a ponte tra altre discipline. In particolare l'educazione alla sostenibilità, se ne parla tanto, se ne parla a volte anche in maniera non corretta. Sì. E quindi che i ragazzi siano educati anche in tal senso e che ne abbiano la coscienza, non fosse altro perché devono dimostrarlo all'esame di Stato, mi trova assolutamente d'accordo. Io sono assolutamente d'accordo con questo. Sei a favore. Sì. Bene, e sicuramente, insomma, anche se un po' diversa, abbiamo detto che comunque serve, nel senso che lascerà comunque un modo magari diverso di rapportarsi poi anche un domani, sia nella scelta magari universitaria per chi proseguirà il proprio percorso o anche in quella lavorativa, no? Quindi insomma, assolutamente un rapporto sì, in modo diverso. Certo, la scelta di vita. E invece, a proposito di scelte, ci sarà la possibilità magari di fare di nuovo delle diciamo così delle lezioni all'aperto, visto che in quest'ultimo periodo se ne sono fatte parecchie. Proprio questo, di nuovo legato anche all'educazione civica, proprio questa nuova disciplina, si parla tantissimo di lezioni all'aperto come outdoor education, e quasi come se fosse una novità. In realtà le visite, le gite sul campo si fanno da sempre. A partire dalla scuola dell'infanzia e per terminare con la scuola secondaria di secondo grado, anzi direi che più la scolarità si alza e forse talvolta meno facilità abbiamo nel pensare di poter strutturare all'esterno una lezione o un ciclo di lezioni o un percorso didattico. Le maestre sicuramente sono bravissime nel fare questo, sono molto preparate. I docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, secondo me, sono in grado di affrontare sicuramente anche questo tipo di approccio all'outdoor education, devono solo forse strutturare un pochino le cose anche all'interno del proprio istituto, ma se uno ha voglia di mettersi in gioco è sicuramente un modo estremamente inclusivo del fare didattica, perché mette in gioco le intelligenze di tutti e quindi i modi con cui noi ci rapportiamo con il sapere, permette davvero di creare un contesto di senso, perché l'argomento è davvero calato in quello che è l'ambiente circostante a noi. Magari ne vediamo solo una piccola parte, andiamo in una direzione e poi a casa probabilmente o nelle classi tornandoci possiamo esplodere tutte le altre direzioni che questo argomento ha aperto. Anche perché davvero, questo potrebbe davvero essere uno spunto per un'ulteriore didattica a distanza. Si fa questa uscita didattica oppure si fa un'attività in aula, ma questa è fine a se stessa, non termina, rilancia rispetto a quello che potrebbe essere l'approfondimento in alcune direzioni. È vero, questo torniamo quindi a quello che avevamo parlato all'inizio anche con Tiziano Pero, no? Di questa cittadinanza attiva, dove alla fine certo. Più soggetti insomma entrano in gioco in questa scuola orchestra. Tu hai parlato di diciamo così di competenze, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta con Daniela, e allora le competenze si possono comunque misurare anche con una didattica a distanza, in che modo? C'è un esempio? Certamente sì, ci sono tanti esempi. Noi i docenti in generale sono pronti nel preparare delle prove di competenza, perché non sono esattamente le prove con cui si vanno a valutare le conoscenze, le abilità, gli apprendimenti. Talvolta possono essere compenetrate queste modalità, però una prova di competenza che si può fare anche a distanza, che si può pensare anche a distanza, questo è un esempio che posso lasciarvi, è questo che abbiamo pensato con Daniela appunto qualche tempo fa, perché fosse presentato in classi della scuola primaria, ma anche della scuola secondaria di primo grado, e volendo rilanciare anche alla scuola secondaria di secondo grado, proprio perché in verticalità questa prova si può sviluppare. La prova si intitola Al fuoco, se mi dai un attimo di tempo la leggo brevemente. E diciamo che l'istinto di fare sempre un inizio di narrazione in queste prove è assolutamente necessario per creare il contesto di senso.
E quindi questa narrazione inizia così. È notte nel bosco, ma bagliori rossastri e crepitii di fuoco a poco svegliano gli animali dal loro sonno. Un incendio. Due sono le possibili vie di fuga. Una lambisce da vicino la zona incendiata e potrebbe dunque essere bloccata. L'altra richiede di attraversare una zona paludosa e fangosa dove il rischio di impantanarsi è elevato. Quindi questa è una narrazione che in qualunque modalità didattica può essere proposta. Gli animali che noi rappresentiamo in questa prova sono il capriolo, il cinghiale, il lupo, la volpe e il tasso. Quindi un certo esempio di certe tipologie di animali del bosco. La narrazione continua e si apre ad una domanda. L'istinto probabilmente guiderà ciascun animale nella direzione giusta. Questo è pacifico. Certo. Ma se ti venisse chiesto di dare un consiglio, che cosa faresti per affrontare il problema in modo scientificamente corretto? Quindi praticamente noi diciamo ai ragazzi di guardare per bene questi animali e questo naturalmente si inserisce in un percorso dove stiamo studiando gli esseri viventi diversi dall'uomo. Certo. E allora ne guardiamo anche tutte le caratteristiche e le guardiamo proprio in maniera scientifica andando ad analizzarle. La domanda aperta che viene successivamente è questa. Vuoi provare a progettare una procedura operativa che consenta di ipotizzare quali di questi animali possono attraversare la palude senza timore di rischi o di pericolosi rallentamenti? Quindi il rilancio è progetta tu come farebbero a scappare questi animali e quali lo fanno in maniera più efficace degli altri. Ma il docente a quel punto dà uno spunto per riuscire ad orientarsi, ragazzi. Il contesto di senso va bene, ma poi l'orientamento è necessario. Pensi ti occorrano dei dati che non sono a tua disposizione? Se sì, quali e perché? Quindi qui il ragionamento deve essere veramente un ragionamento attivo. E questa può essere dapprima una prova individuale che poi si riapre alla collettività. Quali sono i dati che i ragazzi dovrebbero essere in grado di dire che sono necessari? Intanto di questi animali sapere qual è il peso. Certo. E il peso lo direbbero alla scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado dovrebbero dire massa, perché dovrebbero già aver fatto proprio il concetto che peso è una forza. E poi pensare a come sono strutturati questi animali. Intanto sono tutti quadrupedi. E come terminano le zampe di questi quadrupedi? In maniera molto diversa. Poi la lunghezza delle gambe, alcuni sono tozzi, pensiamo al tasso, altri sono invece molto longilinei, pensiamo al capriolo. E la dimensione delle zampe conta, perché anche l'impronta che questi animali lasciano nel terreno è estremamente importante. E quindi qui ci sono delle conoscenze di geometria che possono essere messe in gioco. Perché dobbiamo andare a calcolare l'area che viene lasciata dall'impronta di queste quattro zampe e quindi i ragazzi devono mobilitare moltissime conoscenze, abilità, apprendimenti, ma devono dimostrare competenza nel metterle in atto. Quindi questa è una prova che si presta ad essere fatta anche a distanza, perché si può lasciare questo compito perché possa essere fatto, ma poi si rilancia nell'incontro successivo confrontando quali sono le risposte dei ragazzi, sentendole tutte, perché appunto la didattica a distanza ci permette davvero di essere inclusivi tanto quanto lo possiamo essere in classe. E in questo caso, insomma, essendo a distanza, possono chiedere anche aiuto da casa, come si dice, aiuto al pubblico. Sì. Anche perché la domanda quali sono i dati che ti servono, poi apre il fatto che gli studenti dovrebbero essere in grado di andare a cercare questi informazioni. E perché non farsi aiutare? Non ci vedo nessun male. Ed essere curiosi, soprattutto essendo curiosi riescono poi ad arrivare a dare, diciamo così, anche col ragionamento, con tutto quello che hanno studiato, esatto, poi la risposta giusta. La risposta la diamo la prossima volta, sei d'accordo? Così vediamo se qualcuno ci manda al 331-126-5959 la risposta. Vediamo come li metterebbero, insomma, in ordine. Nel frattempo, Pinuccia, io ti ringrazio anche per questo appuntamento. Ci ritroviamo venerdì prossimo, ahimè, terminiamo come anno scolastico anche la nostra chiacchierata sulla scuola orchestra modello tra presenza e distanza, e chiuderemo sia insieme a te che insieme a Daniela. E di cosa parleremo? Allora, parleremo di curriculum, perché questa è, diciamo, la parte
Potrebbe essere la punta dell'iceberg, ma come un iceberg, questa sottende veramente tutto quello che è la scuola e il progetto didattico, il progetto formativo ed educativo che ogni scuola si dà, che ogni istituto comprensivo, che ogni istituto superiore si dà. E questa, secondo noi, è la conclusione di questo primo pezzo di scuola-orchestra. E allora con questo io ti ringrazio, ti do appuntamento venerdì prossimo, sempre alle ore 11, anche con Daniela. Quindi grazie quest'oggi a Pinuccio Cerrato, grazie alla Scuola Orchestra, un modello tra presenza e distanza, la didattica dei concetti fondanti per la competenza a cura di Tiziano Pera, nel nostro spazio La Scuola in Comune, che ritorna appunto venerdì prossimo, sempre alle ore 11. Se avete domande da fare, 331-126-5959, il nostro WhatsApp, e poi aspettiamo la risposta, insomma. Di questa verifica che Pinuccio ci ha lanciato, insomma, quindi metteteci in ordine gli animali, chi si salva per primo, ecco, insomma, alla fine chi Certo. riesce a salvarsi per primo. Grazie Grazie Pinuccio, buon Simona. A weekend, buon lavoro. presto e grazie ancora. Grazie mille. Eravamo collegati con Pinuccio Cerrato, appuntamento nuovamente con la scuola venerdì prossimo, come sempre qui su TRS Radio. TRS dentro la notizia.